Bene, allora buongiorno a tutti. La lezione di oggi riguarda i meccanismi generatori di traiettoria rettilinea esatta o approssimata. Bene, capita molto spesso nella progettazione di meccanismi, ma direi nella progettazione di macchine in generale, dal punto di vista funzionale, di avere a che fare con l'esigenza di una traiettoria rettilinea, ok? Rettilinea esatta o approssimata, perché molto spesso possiamo anche accontentarci di avere una traiettoria che non sia perfettamente rettilinea, ma che somigli moltissimo ad una traiettoria rettilinea. Naturalmente ci sono dei metodi matematici più o meno sofisticati che ci consentono di avere, diciamo, la migliore approssimazione, non soltanto della traiettoria rettilinea, ma anche, come vedremo, delle traiettorie circolari, che sono i due esempi, diciamo, più importanti. Ciò non toglie che poi tra questi due esempi limiti di traiettoria rettilinea e traiettoria circolare si può avere l'esigenza di approssimare o realizzare una traiettoria diversa, e in quel caso entriamo nello specifico campo della sintesi dimensionale dei generatori di traiettoria, ok? Path generators in inglese. Bene, nella lezione di oggi noi affronteremo questo argomento dando un taglio teorico applicativo, insomma, diciamo un po' ingegneristico, dove ci sono naturalmente delle considerazioni che sono basate su tutto ciò che abbiamo imparato fino a questo momento, vedrete, insomma, con un occhio un po' se volete meno matematico, più ingegneristico. Allora, di meccanismi di questo tipo ce ne sono diversi che ci consentono di ottenere, come qui specificato, una traiettoria rettilinea esatta, ok, oppure approssimata. Ecco, diciamo che questo fatto storicamente ha avuto anche una certa attenzione, perché spesso si è cercato di sostituire delle coppie prismatiche con delle coppie rotoidali, perché le coppie prismatiche solitamente possono dare dei problemi di impuntamento legati all'intervento delle forze di attrito al contatto, problema che naturalmente non è presente nel caso delle coppie rotoidali. Avete studiato nel corso di meccanica applicata il cerchio di attrito, che è il modo con cui si affronta la presenza dell'attrito nelle coppie rotoidali. Per quanto riguarda le coppie prismatiche, avete fatto anche lì degli esempi sicuramente, quali per esempio l'accoppiamento cuneo-carbine e così via. Lì il discorso, come dicevo prima, è un po' più complicato, perché si può impuntare, ok? E allora, diciamo, c'è stata una certa attenzione nel poter trovare delle alternative a questi meccanismi che presentano, che vedremo, delle coppie prismatiche. Dicevo, delle alternative in cui queste coppie prismatiche vengono eliminate in toto o in parte e sostituite da coppie rotoidali. Ovviamente nel fare questa operazione molto spesso dobbiamo rinunciare a qualche cosa, ma dal punto di vista ingegneristico, diciamo, il risultato rimane ugualmente valido. Bene, ancora una volta partiamo da un meccanismo che ci è abbastanza familiare e ancora una volta diventa un po' capostipite del discorso, e mi riferisco al meccanismo di Cardano, ok? Allora, incominciamo con lo schematizzare ancora una volta il meccanismo di Cardano, partendo dalla sua forma classica, cioè quella dell'asta
Quindi questo è un meccanismo, come abbiamo visto dal punto di vista delle strutture, cinematiche del tipo RRPP, no? Che presenta due coppie rotoidali e due coppie prismatiche. Bene, allora abbiamo questo meccanismo, questo è il punto A, questo è il punto B, sappiamo benissimo come si muove. Abbiamo individuato il centro di istantanea rotazione, che è questo punto, che è pi con zero. Per tale meccanismo ricorderete senz'altro che abbiamo ricavato anche le traiettorie polari, hanno una forma particolare, sono due circonferenze, e quindi abbiamo una circonferenza che è questa e l'altra circonferenza che è quest'altra. Ok? Allora, la circonferenza esterna, ricorderete, che rappresenta la polare fissa. Quella interna rappresenta la polare mobile. Bene, allora, se noi vogliamo trovare in questo meccanismo la circonferenza dei flessi, beh, insomma, qui direi che il discorso è abbastanza semplice, perché la circonferenza dei flessi deve passare per pi con zero, deve passare per A, perché ha traiettoria rettilinea, deve passare per B perché ha traiettoria rettilinea, alla fine la circonferenza dei flessi coincide con la polare mobile. Ok? Questa cosa può essere ulteriormente posta in evidenza se ricordiamo dalla formula di Euler-Savary che meno 1 su delta è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL. Da questa esprimiamo il diametro della circonferenza dei flessi come R lambda RL, R lambda meno RL. Ma nel caso specifico del moto di Cardano, noi sappiamo che vale questa proprietà, questa relazione, cioè che il raggio della polare fissa è uguale a due volte il raggio della polare mobile. Questo è vero per un moto di Cardano. Bene, se noi andiamo a sostituire questa relazione in quella generale proveniente dalla formula di Euler-Savary che ci dà il diametro della circonferenza dei flessi, noi abbiamo che delta è uguale a 2 RL al quadrato, e qui abbiamo 2 RL meno RL, e quindi praticamente abbiamo 2 RL al quadrato diviso RL si semplifica, è uguale a 2 RL. Quindi abbiamo verificato per altra via che il diametro della circonferenza dei flessi è uguale a due volte il raggio della polare mobile, quindi di conseguenza è uguale al raggio della polare fissa, in questo caso particolare, e quindi ritroviamo naturalmente quello che avevamo già ottenuto da altre considerazioni. Va bene? Quindi vuol dire che questo è naturalmente il diametro della circonferenza dei flessi. Ancora, questo punto è il polo dei flessi. Bene, vogliamo aggiungere qualche considerazione rispetto a quanto detto nelle lezioni precedenti, prima di addentrarci nel caso specifico di della progettazione di generatori di traiettoria rettilinea e vale a dire vogliamo applicare il teorema di Bobillier, ok? Se noi andiamo a applicare il teorema di Bobillier, questo ci consente di fare delle ulteriori considerazioni. Allora, il telaio è il membro 1, per esempio questo pistone è il membro 2, l'asta è il membro 3, quest'altro pistone è il membro 4, 4 membri, RRPP come struttura. Ok? Allora questo P con 0 in realtà sarebbe il centro di istantanea rotazione nel modo assoluto dell'asta AB, questo lo sapevamo. Andiamo ad aggiungere
gli altri centri di istantanea rotazione in rosso. Quindi a questo punto che cos'è? Siccome c'è una coppia rotoidale, questo è il P3-4, quest'altro punto è il P2-3, va bene? Siccome il membro 2, il pistone, è vincolato al telaio da una coppia prismatica, sappiamo bene che il suo centro di istantanea rotazione è un punto improprio, quindi abbiamo un P4 che è P2, scusatemi, che va all'infinito. Questo discorso vale naturalmente anche per 4 e quindi in quest'altra direzione perpendicolare alla traiettoria abbiamo il P4 infinito, che è un altro punto improprio. Questo è ciò che noi riusciamo a dire dalle caratteristiche cinematiche dei vincoli. Per ricavare gli altri centri di rotazione abbiamo imparato, perché abbiamo dimostrato il teorema di Aaron-Hall Kennedy, va bene? Ok, allora, cosa possiamo dire? Allora, da questa condizione di allineamento, bene, troviamo il P0 che rappresenta il P3. Attenzione, vogliamo ora trovare il P2-4. Quindi il centro di istantanea rotazione nel modo relativo tra i due pistoni, ok? Che è molto meno intuitivo. Quindi andiamo a scrivere P2-4, nel rispetto del teorema di Aaron-Hall Kennedy, deve essere allineato con P2 e col P4. Ma entrambi questi, come vedete, sono punti proprio, quindi sono punti che stanno all'infinito. Il P2-4 deve essere allineato con il 2-3, che deve essere allineato con il 3-4. Va bene? E andiamo quindi a riportare queste due condizioni di allineamento con l'obiettivo di trovare il P2-4. Il P2-4 ci serve per applicare il teorema di Bobillier, perché ci serve trovare l'asse di collineazione, giusto? Questo è il motivo per cui siamo interessati in questa fase al P2-4. Allora, abbiamo queste condizioni di allineamento. Guardiamo la seconda, P2-3, P3-4. P2-3, P3-4, quindi abbiamo questa condizione di allineamento, giusto? Sarebbe la seconda che è lì riportata. Questa è una prima condizione di allineamento, ma la prima vuol dire che P2-4 deve essere allineato con due punti propri, ma per due punti propri passa solo la retta impropria, naturalmente, e quindi questo vuol dire che anche P2-4 è improprio, per forza, altrimenti non può risultare allineato, diciamo così, con gli altri due punti all'infinito. Ma dalla seconda condizione noi abbiamo definito una direzione, perché un punto improprio è definito da una direzione, naturalmente. La direzione è questa, quindi abbiamo, se non altro, capito che il P2-4 è sì un punto improprio, ma secondo questa direzione. Va bene? Ok, detto questo, noi abbiamo trovato tutti i centri di istantanea rotazione, va bene che sono 6, perché comunque è un meccanismo a 4 membri, seppure presenti due coppie prismatiche. Vogliamo ora trovare l'asse di collineazione. Allora, l'asse di collineazione è l'asse che congiunge il P3, quello di Biella, ma la nostra Biella è il membro 3, e quindi vuol dire questo punto. Quindi congiunge il P3 con chi? Col 2-4. Se vi ricordate, appunto, lo schemino, no? Se la cosa vi può aiutare rispetto ad un normale quadrilatero articolato, abbiamo una situazione del genere: questo è A, questo è B, questo è B con 0, questo è A con 0, questo è il P2-4 e questo è il P3. Quindi l'asse di collineazione, vi ricordo che in una situazione, se volete, più standard, è questa qui. Ok? Allora, sulla falsa riga di questo ragionamento andiamo ad applicarlo qui, che è un caso un po' più strano rispetto a quello del classico quadrilatero articolato. Allora, il nostro P3 è questo, che equivale a questo. Il P2-4 lo conosciamo, ma è un punto improprio che sta all'infinito, ma questo ci basta perché noi conosciamo la direzione, quindi conosciamo la particolare retta che deve passare qui, ok? Basta fare la parallela a questa.
e abbiamo l'asse di collineazione. Va bene? Ed è quello che mi appresto a fare. Quindi questo è l'asse di collineazione nel caso del meccanismo di Cardano. Va bene? A questo punto andiamo ad applicare il teorema di Bobillier. Il teorema di Bobillier, abbiamo lo schemino standard che ci aiuta a ragionare. Quindi qui abbiamo phi, cioè l'angolo formato tra l'asse di collineazione e la prima punteggiata, deve essere uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata nello stesso verso e la tangente alle polari. E quindi ricaviamo che la tangente alle polari in questo caso è questa, e questo è l'angolo phi. Va bene? E qui ovviamente lo applichiamo allo stesso modo. Allora, asse di collineazione, puntando l'attenzione in P3, che per noi è P con 0 in questo caso, e la prima punteggiata. La prima punteggiata è quella che passa, che congiunge P3 con A e che passa per il rispettivo centro di curvatura. Quindi P3 con A, il centro di curvatura di A dove sta? All'infinito. Però lo becchiamo lo stesso. Va bene? E quindi questa è la direzione. Allora, questo è il nostro angolo phi. Bene? Questo angolo deve essere uguale all'angolo formato tra la seconda punteggiata e la tangente alle polari. E quindi non abbiamo problemi, perché la seconda punteggiata è questa, deve formare un angolo phi e otteniamo la tangente alle polari. In questo caso la forma delle polari già le conosciamo e quindi abbiamo anche una verifica del risultato. Va bene? Ok. E quindi abbiamo che questa è la tangente alle polari. Se fate il disegno in scala ritroverete che questo angolo è proprio phi. Va bene? E quindi abbiamo colto l'occasione, a mo' di esercizio, di applicare il teorema di Bobillier al meccanismo di Cardano. Ecco, sempre su questo meccanismo, siccome abbiamo imparato strada facendo alcune cose nuove, naturalmente, ecco, potremmo fare anche un altro ragionamento riguardo l'applicazione della costruzione di Hartmann. Dunque, quando abbiamo dimostrato la formula di Eulero-Savary, abbiamo ottenuto quest'altro risultato di interesse che abbiamo già sottolineato, ma che ora cogliamo l'occasione per fare un'applicazione, e abbiamo ottenuto che cosa? Guardando la parte destra della formula, ok? Perché avevamo più membri, sulla parte destra che cosa abbiamo ottenuto? Che meno 1 su delta, dove delta poi abbiamo dimostrato essere il diametro della circonferenza dei flessi, va bene? Qui c'era anche un altro termine interessante, cioè questo è uguale a meno omega, che sarebbe la velocità angolare istantanea del piano mobile, diviso la velocità del centro di istantanea rotazione nel tracciamento delle traiettorie polari. Ricordate questo termine? Ok? Bene. Da questo fatto, che deriva dalla formula di Eulero-Savary, noi otteniamo che cosa? Otteniamo che V di P con 0 è uguale ad omega delta. Ma questo è vero sempre, in generale, perché questo termine è presente nell'espressione generale della formula di Eulero-Savary. Ok? Quindi la velocità di P con 0 può essere sempre calcolata in questo modo, come omega delta. Va bene? Bene. Ma noi qui conosciamo la circonferenza dei flessi, l'abbiamo ricavata, va bene, in vario modo, e sappiamo che in questo caso coincide con la polare mobile. Quindi conosco il polo dei flessi, questo è delta. Se noi immaginiamo di assegnare per esempio una certa velocità a questo punto, di conseguenza otteniamo una velocità angolare istantanea dell'asta AB, quindi del membro 3, potremmo calcolare la velocità istantanea di B, che è quest'altra, per esempio,
ma possiamo calcolare anche la velocità di questo punto ritenuto appartenente a 3, naturalmente, ok? Cioè la velocità del polo deflessi. La velocità del polo deflessi è questa, che naturalmente dovrebbe essere perpendicolare alla congiungente con il centro di istantanea rotazione. Ma questa velocità, da quanto risulta nella formula di Eulero-Savary, è uguale anche alla velocità del centro di istantanea rotazione nel tracciamento delle polari. Quindi se io questa me la riporto qui, questa è la velocità di P con 0, che se vi ricordate, questa è la velocità del polo deflessi, che se vi ricordate l'abbiamo anche dimostrata con il meccanismo che ci consente la generazione meccanica delle traiettorie polari, l'abbiamo applicato anche ieri a proposito del teorema di Freudenstein, ok? Nella generazione meccanica delle traiettorie polari viene fuori questa velocità, che è direttamente ottenibile dalla conoscenza della velocità del polo deflessi. Perché? Perché l'abbiamo dimostrato dalla formula di Eulero-Savary. Ok? Bene. Se per esempio noi ora puntiamo l'attenzione a questo punto, cioè l'intersezione delle due diagonali di questo rettangolo, che naturalmente si trova ad L mezzi, quindi proprio nella mezzeria dell'asta AB, e vogliamo per esempio ricavare il centro di curvatura di questo punto, ok? Possiamo fare in vario modo. In vario modo possiamo applicare la formula di Eulero-Savary, quella compatta anche, perché conosciamo la circonferenza deflessi, va bene? Ma possiamo eventualmente anche applicare la costruzione di Hartmann, per dire una cosa nuova, e cogliere l'occasione di applicare un metodo diverso, seppure equivalente. Allora, la velocità di questo punto, che possiamo indicare con C, ripeto, situato nella mezzeria dell'asta AB, noi possiamo andare a ricavare appunto la velocità. La velocità, siccome si trova in mezzeria, il diagramma delle velocità è lineare, quindi in realtà se io vado a congiungere P con 0 con l'estremo del vettore velocità del polo deflessi, noi otteniamo qui questo vettore, che non è nient'altro che il vettore velocità del punto C, che scalarmente ha la stessa direzione, ma la velocità di C è uguale alla V con I diviso 2 e quindi uguale ad un omega delta diviso 2, va bene? Ma siccome in questo caso delta è anche uguale ad L, qui abbiamo un omega L diviso 2, ok? Dove L è la lunghezza dell'asta e omega è la velocità angolare istantanea dell'asta B. Bene, secondo la costruzione di Hartmann, noi come possiamo ricavare il centro di curvatura? In realtà dovremmo congiungere, in questo caso sono già paralleli, quindi non devo prendere la componente del vettore velocità di P con 0, no? Perché sono già paralleli tra di loro, e quindi basta congiungere questi estremi in questo modo, ed è un caso veramente particolare, ma che ci consente di verificare appunto che il centro di curvatura cade esattamente, la omega di C coincide esattamente con il centro di con il polo deflessi. Va bene? Lo stesso risultato, come detto, poteva essere verificato con l'applicazione della formula di Eulero-Savary. Possiamo farlo rapidamente, quindi P con 0 C al quadrato è uguale a omega C C per C' C,
A noi interessa omega c c, e questo è uguale a P0C al quadrato diviso C'C. Ma dove si trova C'? Se questa è la circonferenza dei flessi, C' sta qui, giusto? Cioè coincide col polo dei flessi, perché dovrei congiungere P con 0 con C fino a intersecare F, e questo accade proprio nel polo dei flessi. Quindi P0C in realtà sarebbe uguale ad L mezzi, ok? C'C è uguale ad L mezzi lo stesso, quindi questo si semplifica, il risultato è L mezzi. Va bene? E quindi abbiamo naturalmente verificato con la forma di Eulero-Savary compatta il risultato che abbiamo dimostrato anche mediante l'applicazione della costruzione di Hartmann. Ok? Quindi abbiamo un po' incrociato i vari metodi che abbiamo trattato fino ad ora, appunto per acquisire maggiore conoscenza e dimestichezza con questi metodi, appunto. Ok, ma dal punto di vista dei generatori di traiettoria rettilinea, a noi interessa proprio il centro di curvatura di questo punto, del punto C. Il centro di curvatura del punto C abbiamo detto che è proprio questo. Ma questo accade non soltanto in questa configurazione, accade in una qualsiasi configurazione, ok? Perché? Perché vedete che il raggio di curvatura è uguale ad L mezzi, quindi qui non c'è nessun parametro di configurazione, è nella lunghezza ed è sempre quella, quindi questo raggio di curvatura è sempre lo stesso, cioè uguale a L mezzi, è una costante, va bene? E allora che cosa deduciamo? Non soltanto il raggio di curvatura, ma anche la polare mobile e di conseguenza la circonferenza dei flessi è sempre la stessa come diametro, poi naturalmente cambia di posizione durante il movimento. Praticamente cosa viene fuori da queste considerazioni? Che il centro di curvatura di C sarà sempre questo, no? Mentre in generale il centro di curvatura si muove, ok? Perché cambia in generale il raggio di curvatura di un punto di biella, in questo caso particolare il centro di curvatura è fisso e il raggio di curvatura è una costante che è uguale a metà lunghezza dell'asta AB. Ok? Bene, questa è una considerazione importante, perché vuol dire che se noi andiamo qui ad installare un'asta tra C e omega e qui ci metto una cerniera fissa, io non ho cambiato niente, perché la traiettoria di C è una circonferenza. Se il centro di curvatura è fisso e il raggio di curvatura è costante, la traiettoria è una circonferenza, una circonferenza di centro omega C, va bene? Cioè abbiamo una traiettoria di questo tipo. Quindi dicevo, in virtù di questo, se qui vado ad installare un link che sarebbe omega c c, non cambia niente, cioè ho introdotto quello che si chiama un vincolo ridondante, cioè un vincolo che non è un vincolo, perché asseconda il movimento. Se qui vado ad applicare la formula del Grubler per calcolare i gradi di libertà, sicuramente mi viene un sistema vincolato, ma in realtà è un vincolo nascosto perché è ridondante, quindi non ha alcun effetto. Ok? Bene, questo discorso è molto interessante perché dal meccanismo di Cardano viene immediatamente fuori un altro meccanismo che si chiama il meccanismo di Scott-Russell, che è derivato da quello di Cardano, da queste considerazioni che stiamo facendo insieme. Come è fatto il meccanismo di Scott-Russell? Ve lo disegno a parte, anche se naturalmente già qui è visibile. Qui abbiamo il punto A, qui abbiamo il punto B, vado a disegnare il
le linee di costruzione, diciamo, per avere dei riferimenti. Abbiamo detto che qui questo è il punto C, chiaramente l'asta qui non è tagliata ma è tutto un pezzo, quindi rimane il membro 3, e poi abbiamo introdotto, come detto, questo altro link, va bene? In B abbiamo coppia rotoidale e coppia prismatica, e con riferimento al meccanismo di Cardano noi avremmo, la faccio tratteggiata, una coppia prismatica, ok? Questo è il punto A. Ma l'avere introdotto un vincolo ridondante è un vincolo, diciamo, in più, ma che asseconda il movimento, come detto prima. Quindi un vincolo in più. Questo vincolo in più mi consente di toglierne un altro, giusto? Ed è esattamente quello che ha fatto Scott Russell. Quindi il meccanismo di Scott Russell praticamente è questo nel momento in cui andiamo ad eliminare questa coppia prismatica. Il meccanismo rimane ad un grado di libertà. Ok? Tant'è vero che questo, se lo andiamo a vedere, è un manovellismo di spinta. Manovellismo ordinario centrato con le particolari dimensioni che questo è omega di C, le particolari dimensioni che lo scriviamo qui, omega C C è uguale a C B che è uguale ad A C che è uguale ad L mezzi. Quindi è un particolare manovellismo in cui la manovella è uguale alla biella. Questo è il meccanismo di Scott Russell. Che trova diverse applicazioni nel campo della tecnica, diverse applicazioni. Il meccanismo, dicevo, è ad un grado di libertà, ma avendo tolto la coppia prismatica, praticamente il meccanismo è rimasto lo stesso dal punto di vista cinematico. Il punto A che cosa fa? Fa quello che faceva prima, in presenza della coppia prismatica, cioè traccia questa traiettoria rettilinea. E quindi ho ottenuto un meccanismo generatore di traiettoria rettilinea esatta. Esatta perché A si muove esattamente lungo questo asse. Ed era il risultato che volevamo ottenere. Ok? Quindi la traiettoria di A è di questo tipo. Abbiamo rimosso la coppia prismatica e abbiamo inserito questa manovella. Se noi andassimo a trovare le traiettorie polari di questo meccanismo, sono uguali a quelle di prima, direi, a conferma del fatto che le traiettorie polari, come vi ho detto all'inizio del corso, rappresentano in qualche modo l'essenza del moto, ma lo stesso moto, che è un moto di Cardano in questo caso, può essere ottenuto con meccanismi diversi, e questo ne è un primo esempio. Ma sempre nell'ottica di questo discorso, noi possiamo ottenere anche un meccanismo che è direttamente collegato alla forma delle traiettorie polari, perché noi sappiamo anche, l'abbiamo dimostrato, che le traiettorie polari hanno tra loro un contatto di puro arrotolamento, senza strisciamento, ok? Quindi io potrei realizzare anche un meccanismo, per esempio, di questo tipo. Punto l'attenzione sulle traiettorie polari e quindi traccio una prima circonferenza che rappresenta la polare fissa del moto di Cardano. Mi metto in una generica configurazione, per esempio in questo punto. E vado a tracciare la posizione
della polare mobile. Ok? Allora, questa è la polare fissa, lambda, questa è la polare mobile, L, questo è il centro di istantanea rotazione, naturalmente. Ok? Come posso realizzare un meccanismo che rispecchia fedelmente le traiettorie polari? Per esempio con delle ruote dentate, dove le circonferenze primitive delle ruote dentate coincidono con queste traiettorie polari. E quindi vado a realizzare quello che si chiama un rotismo epicicloidale o un rotismo planetario. Va bene? In che modo? Dal punto di vista tecnico, quindi saltiamo continuamente dalla teoria all'applicazione, giustamente essendo ingegneri. Allora, io posso mettere, siccome so che questo centro naturalmente descrive una traiettoria circolare di questo tipo, ovviamente, dal puro rotolamento della polare mobile su quella fissa, a questo punto descrive la traiettoria circolare, un'altra circonferenza. E allora questo mi consente di andare ad installare qui una coppia rotoidale, un'altra coppia rotoidale qui, qui ci metto un link disegnato per esempio in questo modo, e questa è una coppia di ruote dentate esterne, non disegniamo i denti, questo poi lo vediamo dopo, è un altro problema, puntiamo l'attenzione soltanto sulle circonferenze primitive, quindi ho una coppia di ruote interne, eh? E questo rotismo è epicicloidale. Perché è epicicloidale? Perché ho una ruota dentata, ce ne deve essere almeno una, che ha un asse di rotazione che non è fisso, e infatti questo asse non è fisso perché si muove. Quindi non è un rotismo ordinario, è un rotismo epicicloidale. Ma noi qui stiamo parlando di generatori di traiettoria rettilinea. Allora, come questo meccanismo può essere utile ai fini della generazione di una traiettoria rettilinea? Beh, è un moto di Cardano, ha una veste diversa rispetto ai due meccanismi che abbiamo appena visto. Ma è sempre un modo di Cardano, perché? Perché le traiettorie polari sono uguali e quindi presenta le stesse caratteristiche. Vogliamo trovare la circonferenza dei flessi? Beh, uguale a quella di prima, ovviamente. Quindi la circonferenza dei flessi di questo membro qui naturalmente è uguale ad L, cioè alla polare mobile, cioè alla circonferenza primitiva della ruota interna. Sono perfettamente equivalenti tra di loro. Ma qual è la caratteristica del moto di Cardano? Lì l'abbiamo accennato, qui l'abbiamo approfondito un po' meglio, ma c'è una proprietà generale che è la seguente. Tutti i punti che si trovano sulla circonferenza dei flessi, che è anche polare mobile, e vi anticipo, anche se non l'abbiamo ancora fatto, ma lo vedremo, è anche parte della cubica di curvatura stazionaria, tutto coincide con questa circonferenza. Quindi il modo di Cardano è un modo molto particolare. Tutti i punti che stanno qui sopra tracciano una traiettoria rettilinea esatta, esatta, ok? Tutti, non soltanto questo sul quale abbiamo puntato l'attenzione per generare il meccanismo di Scott-Russ, tutti i punti su questa circonferenza, perché deve essere punto della polare mobile, ok? Ma la polare mobile nel rotolamento su quella fissa diventa centro di istantanea rotazione. Il centro di istantanea rotazione deve presentare una cuspide, uno. Due, deve presentare un flesso, perché sta sulla circonferenza dei flessi, che coincidono. Tre, è un punto della cubica di curvatura stazionaria, deve avere curvatura stazionaria, quindi deve godere di tutte queste proprietà contemporaneamente. Risultato finale, la traiettoria è perfettamente rettilinea. Ok? Quindi, se in particolare posso prendere qualsiasi punto, ma prendiamo questo per dare, come dire, un occhio anche all'applicazione, se io qui vado ad installare una coppia rotoidale proprio su questo perimetro, va bene? Cioè sulla circonferenza,
la traiettoria di questo punto, che la traiettoria di questo punto è esattamente secondo questo asse, cioè questo punto va sopra e sotto, quindi questo è un estremo, l'altro estremo della sua traiettoria è qui sopra. Durante il rotolamento della ruota interna su quella fissa, questo punto va sopra e sotto tracciando un diametro della polare fissa, esattamente un diametro. Ok? Bene. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi per esempio qui potremmo andare ad installare un pistone per un motore o una pompa, ok, e avere per esempio una soluzione di questo tipo. Questo punto è perfettamente guidato secondo questa traiettoria rettilinea. Ok? Oh, tenete conto che qui, se noi andiamo per esempio ad assegnare una velocità angolare di questo link, che con riferimento al rotismo epicicloidale si chiama portatreno, porta satellite o portatreno, questa è per esempio, mettiamo qui, questo è il telaio 1, indichiamo questo link, no, la ruota la indichiamo con 2 e il link per esempio con 3, questo lo indichiamo con 4 e questo è ancora 1 come telaio. Quindi se questa è omega, io ho questa velocità, questo punto appartenente al portatreno, ma questo punto, siccome è il centro di questa coppia rotoidale, appartiene anche al satellite, cioè a questa ruota, cioè al membro 2, il cui centro di istantanea rotazione è questo. Quindi se divido questo vettore velocità per questa distanza, io ricavo che questa abbiamo detto, quindi è omega 3 e questa diventa la omega 2. Ora, se il disegno delle due circonferenze fosse perfetto, in realtà la congiungente P0 con questo punto, questo lo indichiamo con O, questo con A e questo con B per esempio, il punto B dovrebbe trovarsi un pochino più giù, ok? Quindi correggo leggermente la figura, quindi il punto B, questa circonferenza dovrebbe passare esattamente qui. Perché? Perché la congiungente P con 0 con il punto B deve essere naturalmente a 90 gradi, questa è 90 gradi e naturalmente 90 gradi deve essere sotteso dal diametro della circonferenza che rappresenta la polare mobile o la circonferenza riflessa. Ok? Quindi noi possiamo ottenere un meccanismo di questo tipo, che come vedete è derivato dal moto di Cardano. Non è finita qui, perché di soluzioni ce ne sono tante, sempre con riferimento ai cerchi di Cardano, e ve ne voglio riportare almeno un'altra. Allora, utilizziamo ancora una volta dei rotismi, quindi
dei meccanismi un po' diversi. Molto importante la precisione del disegno, faccio quello che posso, e vediamo che possiamo ottenere un altro meccanismo generatore di traiettoria rettilinea esatta, perché seppure abbia una forma completamente diversa in quanto basata sull'utilizzo di ruote dentate piuttosto che di link, cioè di barre, va a replicare ancora una volta le circonferenze di Cardano, cioè lo stesso moto, va bene? Allora andiamo a tracciare, queste sono le primitive di ruote dentate, analogamente all'esempio appena trattato, va bene? Qui ne mettiamo ancora un'altra. Allora, il diametro di queste due circonferenze è uguale tra loro ed è uguale al raggio di quest'altra. Questa circonferenza è tenuta fissa, quindi è telaio, va bene? Naturalmente noi dobbiamo avere in questo caso comunque un meccanismo ad un grado di libertà, e quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un portatreno. Qui abbiamo delle coppie rotoidali e qui abbiamo la barra del portatreno. Vediamo questo punto con O, O, A e B. Questo meccanismo è ad un grado di libertà. Questa ruota intermedia tra quella esterna e quella interna nei rotismi ordinari normalmente viene chiamata la ruota oziosa. La ruota oziosa ha la funzione di invertire il moto, il senso del moto, va bene? Molto applicata nelle macchine utensili, no? Per avere anche l'inversione del moto. Ok, in questo caso però abbiamo un rotismo epicicloidale, perché il moto di queste due ruote dentate è epicicloidale. Perché? Perché gli assi di questa, cioè questo asse traccia questa circonferenza, quest'altro asse traccia quest'altra circonferenza, quindi hanno gli assi mobili, quindi ho un rotismo epicicloidale. Allora, andiamo un pochino a ragionare dal punto di vista dei triangoli delle velocità, andiamo a trovare i centri di istantanea rotazione. Allora, questo è il telaio 1, portatreno rosso lo indico con 2, qui ho la ruota 3, qui ho la ruota 4. Se questo è il telaio, naturalmente queste le considero come primitive, cioè come traiettorie polari nel moto relativo, e quindi i contatti sono di puro rotolamento. Quindi la ruota 3 sulla ruota 1 che è fissa ha un contatto di puro rotolamento. Dove sta il centro di istantanea rotazione? Qui, va bene? Quindi quel punto è il centro di istantanea rotazione P3, perché è assoluto, P3 rispetto a 1. Il centro di istantanea rotazione ovviamente del portatreno coincide con O, questo è P2 perché è una cerniera fissa, e fin qui non abbiamo avuto grossi problemi. A noi interessa però il moto assoluto di questo membro, che è il membro di output, cioè il membro cedente. Quindi l'input del meccanismo è per esempio il portatreno, ok? E voglio sapere come si muove 4 nel moto assoluto. Non è immediato, perché questa ruota 4 ruota intorno all'asse B, ma B a sua volta traccia questa circonferenza.
Quindi è una combinazione di due moti rotatori. Ok? In realtà questa è una traslazione circolare più una rotazione intorno al punto D. Ok? Allora, supponiamo assegnata una velocità angolare del portatreno e quindi questa è una omega 2 del membro rosso. Se questa è omega 2, avrò qui una velocità di A appartenente a 2, che è questa, e una velocità di B appartenente a 2. Il diagramma delle velocità deve essere lineare e quindi naturalmente questo sarà all'incirca di questo tipo, va bene? Il vettore velocità. Quindi questa è la velocità di B e questa è la velocità di A. Diagramma lineare, noto omega 2, posso ricavare entrambe. Ma il centro di istantanea rotazione di 3 è questo punto qui, quindi il punto A appartiene al membro rosso, cioè al portatreno, ma appartiene anche alla ruota e quindi posso ricavare la velocità angolare di 3. Devo semplicemente congiungere questo punto con questo ed ho un altro diagramma sempre lineare delle velocità. Questo mi consente di ricavare la velocità di questo punto. Ok? Quindi qui ottengo una omega 3, sempre nel modo assoluto, però associata alla ruota, la ruota 3, e posso ricavare la velocità di questo punto appartenente alla ruota 3. Ok? Attenzione, questo punto appartenente alla ruota 3, perché sto facendo riferimento al P3. Bene. Allora, per ricavare il centro di istantanea rotazione 4, quello che ci interessava della ruota 4, come vedete stiamo procedendo in maniera, no, un po' diversa dallo standard, va bene? Cosa dobbiamo fare? Conosco i vettori velocità di due punti di 4, perché qui questa è la velocità di questo punto appartenente a 3, ma 3 e 4 hanno un contatto di puro rotolamento, quindi la velocità di quel punto appartenente a 3 è uguale a quella dello stesso punto appartenente a 4, perché non c'è moto relativo tra di loro, c'è puro rotolamento, quindi il vettore velocità è lo stesso, giusto? Quindi è come se avessi trovato la velocità di questo punto appartenente a 4, ma il punto B appartiene anche a 4, quindi ho due vettori di velocità. Siccome noi sappiamo ormai bene come è fatto il campo vettoriale delle velocità e sappiamo che il diagramma è lineare se ragioniamo su due punti, cosa devo fare? Basta congiungere l'estremo di questo e l'estremo di questo. Siccome il P4 deve trovarsi necessariamente su questa retta, perché comunque il teorema di Arnold-Kennedy deve essere rispettato, ok? E quindi dall'intersezione della congiungente questi due punti estremi di questi due vettori velocità di 4 e questa, io ottengo P4. Ok? Allora, in realtà qui c'entriamo a malapena, ma questo lo possiamo dimostrare analiticamente. Se noi andiamo a congiungere questi due punti, l'intersezione viene a trovarsi ad una distanza da B che è uguale ad OB, quindi sarebbe il doppio di questa, ok? Quindi poniamo che sia qui, per esempio. Questo punto è il P4. Se volete lo facciamo dello stesso colore, perché comunque è un diagramma delle velocità associato a 4, va bene? Se il disegno è ben fatto, P4B è uguale ad OB. P4B è uguale ad OB.
va bene? Che possiamo dire uguale ad L, cioè la lunghezza OB, la lunghezza del portatreno, va bene? Allora, a questo proposito, dobbiamo andare un pochino più in dettaglio, e possiamo dire questo. Allora, la velocità di B è uguale ad omega 2 OB velocità di A è naturalmente uguale ad omega 2 o A. Ma possiamo ricavare naturalmente la omega 3, i diagrammi sono già tracciati, quindi sto semplicemente traducendo in formule ciò che abbiamo fatto mediante i diagrammi delle velocità, quindi la omega 3 è semplicemente uguale alla V di A diviso questo raggio, va bene? Quindi è uguale alla V di A diviso P3A. Ma la V di A scritto sopra è uguale ad omega 2 OA diviso P3A. Ma questo lo possiamo ulteriormente semplificare perché questo è uguale ad omega 2. Allora, se noi andiamo a guardare come è fatto questo meccanismo, siccome da quanto ho anticipato questo diametro è uguale a questo ed è uguale al raggio di questo, praticamente tutto il segmento OB può essere distinto in 1, 2, 3, 4 e 5 parti. Giusto? Quindi questo raggio P3A è un quinto della lunghezza L. Ci siete? Quindi OA è uguale a 3 volte. Quindi è 3 quinti di L OA. Mentre P3A abbiamo detto che è L quinti. Giusto? Bene, allora L quinti si semplifica e qui ho 3 omega 2. Quindi la velocità angolare assoluta istantanea della ruota 3 è 3 volte la velocità angolare del portatreno. Con queste proporzioni, naturalmente. Bene, ora noi andiamo anche a calcolare questa velocità qui. Quindi questo punto, come detto, è il centro di istantanea rotazione 3-4, va bene? E quindi questa velocità, potremmo dire la VP3-4 appartenente a 3, è questo vettore, in forma scalare VP3-4 appartenente a 3 è uguale al doppio di VA, ma VA è uguale, quindi 2 omega 2 OA, ma OA abbiamo detto che è 3L quinti. Questo vettore velocità è il doppio di questo. Bene? E questo è il risultato che noi otteniamo per il momento. Quindi abbiamo omega 2
che moltiplica 6L diviso 5. Dobbiamo ora ragionare su questo triangolo. Allora, rifacciamo il disegnino estrapolato come fatto più volte da quella figura. Quindi questo punto è il P4, questo punto è B, questo punto è il P3-4 e questi sarebbero i due vettori velocità. Questo è il diagramma delle velocità che ho estrapolato da quella figura. Va bene? Allora noi sappiamo che questa distanza è uguale ad L quinti, perché è il raggio della ruota. Ok? Questa distanza è L quinti. Ma non conosciamo questa distanza, che è la nostra incognita, e la indichiamo per esempio con x. Ci siete? Inoltre conosciamo la velocità di B e conosciamo la velocità P3-4 appartenente a 3. Bene, allora andiamo a ragionare semplicemente su questi due triangoli simili e vediamo qual è il risultato. Allora, abbiamo che questo vettore velocità, che abbiamo detto essere uguale ad omega 2 per 6L quinti, sta alla base, quindi questo cateto sta naturalmente all'altro cateto, che sarebbe x più L quinti, come VB sta al proprio cateto, ma VB abbiamo detto che è uguale, allora VB è uguale ad omega 2 OB, ma OB è proprio L, quindi omega 2L rispetto il proprio cateto. Il proprio cateto è x. Va bene? Triangoli simili, niente di particolare. Allora qui ci accorgiamo subito che omega 2, omega 2, L, L vanno via. E quindi dobbiamo semplicemente fare dei passaggetti. Quindi abbiamo 6x diviso 5 è uguale a 5x più L diviso 5. 5 e 5 vanno via, naturalmente a me interessa l'incognita, quindi 6x meno 5x è x, x uguale ad L. Questo era il risultato che noi volevamo dimostrare. Io ve l'ho accennato, naturalmente se il disegno fosse fatto perfettamente in scala, ovviamente otteniamo lo stesso risultato, ma con le formule non possiamo sbagliarci. X è uguale ad L, ma con X io ho indicato la distanza BP4, va bene? BP4 è uguale ad L, quindi questa distanza qui è L. E analogamente la lunghezza dell'asta, va bene, è ancora uguale ad L, perché questo era un dato del problema. Ci siete? Insomma, morale della favola, la distanza OP4 è 2L. Risultato interessante, perché se adesso io vado a proiettare questo punto su questa orizzontale, sempre se il disegno fosse perfetto, noi otterremmo qualcosa di questo genere, cioè otteniamo un frame della figura che è identico a quello del meccanismo di Cardano, cioè abbiamo realizzato un'altra tipologia di meccanismo di Cardano. Ok? Perché se questo è 2L, naturalmente rappresenta questa la diagonale di un rettangolo, ma le diagonali si dividono scambievolmente a metà, questo lo sappiamo benissimo,
e quindi se io vado a congiungere questo punto con questo, se tutto fosse perfetto, questo andrebbe a finire qui, e come vedete più o meno ci troviamo, ok? Quindi qual è il risultato di questo discorso? Che siccome i raggi di questa circonferenza sono costanti, perché sono delle ruote circolari, il punto P4 praticamente qual è la traiettoria polare di 4? E questa distanza quanto è uguale? Questa è L, la distanza totale è 2L, quindi come vedete non c'è un parametro di configurazione variabile, cioè uguale a 2L, 2L è una costante. Quindi se io faccio muovere questo meccanismo, P4 mi traccia la polare fissa del moto di Cardano. Ci siete? Questo traccia esattamente la polare fissa del moto di Cardano, in questo caso sarà una grande circonferenza di raggio 2L. Cioè traccia una lambda. Quale sarà la polare mobile? Sarà una circonferenza di diametro 2L e quindi una circonferenza altrettanto grande che passa però e passa per P4. Quindi, in conclusione, capito che questo meccanismo equivale esattamente dal punto di vista cinematico ancora una volta ad un meccanismo di Cardano, allora, viste le proprietà poc'anzi sottolineate relativamente alla generazione di una traiettoria rettilinea, lo possiamo ancora utilizzare in tal senso. Quale punto andiamo a prendere? Bene, andiamo a prendere per esempio in questa configurazione, andiamo a prendere questo punto qui. Questo punto qui, quale punto di 4? Quindi se noi saldiamo questo punto al membro 4, la traiettoria di quel punto sarà esattamente un segmento, una traiettoria perfettamente rettilinea. Questa è la traiettoria di questo punto. Perché? Perché si deve muovere secondo un diametro della polare fissa. Va bene? E quindi abbiamo ottenuto in maniera completamente diversa un meccanismo di Cardano generatore di traiettoria rettilinea esatta.